Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Lo sentite il profumo di déjà vu che c'è nell'aria? Questo succede quando c'è una squadra di Torino e una squadra che veste di azzurro che si incontrano, ma in realtà non si incontrano perché di mezzo c'è una ASL che decide che questa squadra, questa volta non è quella di azzurro, ma è quella di Torino, non può andare nel campo d'avversario. L'altra volta era Juventus-Napoli, ricorderete tutta la cosa che successe al tempo e ancora adesso si deve recuperare una partita che verrà recuperata a marzo, una partita di ottobre, quindi una cosa veramente fantascientifica. Questa volta è Lazio-Torino che si deve giocare oggi e che in realtà non si giocherà, ma per ora non si giocherà mai più, quindi non è rinviata, non è posticipata, ma semplicemente la Lazio vincerà, ha vinto 3-0 a tavolino, una partita che non si è mai giocata. La Lazio si è presentata normalmente in campo, con tanto di line-up sui social, eccetera, eccetera, un po' come fece la Juventus, che venne derisa, no, appunto per questa cosa qua, quando in realtà fece tranquillamente le cose così come doveva farle. E chiaramente Torino non si è potuto presentare, non si è potuto presentare perché si è valsa di quella che è stata la decisione dell'ASL di Torino che ha fermato i giocatori a seguito di quello che è un focolaio Covid all'interno del gruppo squadra stesso e di alcuni giocatori che sono positivi al Covid-19. Si ripete quanto è successo a ottobre, con una piccola differenza. Questa volta in realtà è un caso 2, non è il caso iniziale, quello che aveva dato scalpore appunto per la sua unicità. È un caso uguale, che in realtà si ripete questa volta. Qualcuno, cioè Gravina stesso, ha detto che questo caso non è equiparabile a quello dell'altro caso, quello di Juve Napoli, perché dice che mentre l'ASL di Napoli si pronunciò subito, praticamente lì a ridosso della partita, l'ASL di Torino ha preso una decisione di questo tipo già giorni prima della partita. Quindi, secondo Gravina, solo questa differenza temporale va a giustificare i due casi. In realtà sembra più una figata sugli specchi, perché sappiamo che le due cose sono molto simili. Una squadra si presenta in campo regolarmente, avvalendosi e rispettando quello che è un protocollo, la Juventus prima, Lazio dopo. Invece il Torino, così come il Napoli prima, si fa forte di quello che è una decisione dell'ASL, che poi Gravina parla anche di sanzioni penali che magicamente spuntano adesso, e appunto per questa cosa qua si avvale il fatto che io non posso andare in trasferta. Tutto ciò andando contro quello che era un protocollo vigilato al tempo dal Ministero della Salute insieme chiaramente alle squadre di Serie A, la Lega Serie A, che diceva che c'erano dei paletti entro i quali tu potevi comunque andare a giocare. I paletti erano definiti su un numero enorme di positivi, che per quanto sia molto alto il numero di positivi del Torino, non arriva ancora a quel numero. Ora non mi ricordo il numero, però comunque c'è un numero, mi pare, di 11, 12 o 13 giocatori positivi, o comunque almeno metà squadra. Mi pare che il Torino attualmente ne abbia 8, o comunque meno di 8. Quindi fondamentalmente ancora non rientra in quel particolare fattispecie in cui appunto al superamento di questi numeri positivi la partita viene automaticamente rinviata. In questo momento, secondo il protocollo che è stato fatto a suo tempo, il Torino non rientra in questi paletti, quindi si sarebbe dovuto presentare secondo il protocollo. Questo chiaramente per cercare di dare una sorta di uguaglianza a tutti, a tutte le squadre che nel tempo hanno subito più positività tra Covid, infortuni e così via. Sono tante le squadre, io per prima, che gioca praticamente in questo momento non per il Covid, ma in altri momenti sì, per defezioni dell'uno e dell'altro tipo. Si ripresenta quindi uguale la cosa. Di per sé la decisione di appunto assegnare a tavolino la partita è di per sé giusta. Attenzione, di sbagliato non c'è questa decisione, perché questa decisione, appunto perché abbiamo visto come è stata decisa Juventus-Napoli, è giusto che si prenda. Cosa succede? Il Torino chiaramente che in qualche modo vittima di questo risultato, anche se poi potremmo parlare all'infinito del concetto di vittima, farà ricorso, arriverà fino al collegio di garanzia del CONI e il CONI dirà: però, e questo è però, vorrà dire rinvio. Il problema dove sta? Il problema sta a monte e potrebbe stare a valle. Parliamo del monte. Il monte è che il protocollo è fallito, cioè il protocollo che hanno sottoscritto il Ministero della Salute a suo tempo e le squadre Serie A è fallito. Nel momento in cui tu vai contro il protocollo anche una sola volta, cioè Juventus-Napoli, immediatamente, questo protocollo qua è carta straccia, non ha più valore, perché se poi alla fine tutti fanno, se si appellano ad altre entità, altre cose, non ha più fine. Pertanto poi la decisione attualmente di non rinviare la partita, di dare il tavolino, se nel primo caso era stata in qualche modo corretta, no? Secondo questo concetto, deve per forza essere ripetuta anche nel caso di Lazio Torino. Qual
Quale sarebbe invece la valle, cioè l'Eroe Valle? L'Eroe Valle, che è il collegio di garanzia, prende questo caso, e al posto di rinviare la partita, come ha fatto con Juventus Napoli, prende e dice: ok, la partita va bene 3-0 a tavolino per la Lazio. E allora sì che si crea un precedente, perché si avrebbero due decisioni totalmente opposte, diametralmente opposte, su casi simili. E Gravina non venga a dire che la tempistica dell'ASL che informa un giorno prima, un giorno dopo, cambi il concetto di base che è quello. Positivi in squadra, ma non rientrati nei paletti di rinvio automatico. Squadra che non si presenta, cioè Torino e Napoli a suo tempo, squadra che si presenta, Lazio e Juventus, una vince tavolina, l'altra chiaramente perde, collegio di garanzia, e quindi si rinvia la partita. Se tutte le cose andassero pari 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 a quanto è successo prima con Juventus-Napoli, allora perlomeno, per quanto il protocollo sia già andato a fumare, però perlomeno ci sarebbe una sorta di equità tra quelle che sono le decisioni e tutto il percorso stesso delle cose dall'inizio alla fine. Se non ci fosse la stessa decisione, oltre al protocollo che ormai è carta straccia, ma di questo già ne abbiamo parlato più volte, e quindi con tutto ciò che ne consegue, con i club che si lamentano per n motivi, ci sarebbe anche una disparità decisionale da parte del collegio di garanzia del CONI. Vedremo come andrà a finire, ma conoscendo come vanno a finire le cose in questo bellissimo mondo del calcio italiano, qualche dubbio, ahimè, purtroppo me lo tengo per me, e speriamo che non sia realtà, perché sarebbe veramente un'ennesima figuraccia di un calcio italiano amministrato, calcio italiano, ma solo il calcio, anche lo sport in realtà, perché poi il CONI, un discorso sportivo e non calcistico, prettamente calcistico, sarebbe veramente una barzelletta. Aspettiamo nuove forze, come sempre, alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero.